Non sono ancora terminati i lavori di bitumazione nei pressi della rotatoria sulla strada statale 18. L'intervento, che a detta dei tecnici doveva concludersi ad inizio settimana, è ancora in corso e sta procurando disagi a residenti ed operatori commerciali della zona che da giorni lamentano grosse difficoltà ad accedere all'area vista la presenza del muro che taglia di fatto in due la carreggiata. Il timore diffuso è che l'opera in questione possa creare non pochi disagi alla viabilità in vista dell'estate. Di parere diverso, l'assessore Cerullo, ospite dello speciale TG News, andato in onda ieri sera. Per quello che è il lavoro della rotatoria in sé, in settimana questa dovrebbe essere ultimata con la scarificazione del manto statale e il rifacimento della pavimentazione. Si legge appunto, c'è in... ci sono appunto delle lamentele dei residenti, della gente che residenti e commercianti, cioè, non solo, diciamo. Per quello che è il disagio in questo momento, perché per molti considerano un rallentamento della viabilità. Da uno studio effettivamente fatto dagli uffici, dall'ufficio TEC, dall'ufficio viabilità, questa nuova predisposizione dovrebbe di gran lunga alleggerire quello che è il traffico, perché come lei ben sa, penso un poco tutti, nel momento in cui si passa l'ingorgo si nota sempre che dal prima della discesa verso Via Stella il traffico poi non esiste, quindi diciamo è lì che si crea un blocco. Per quanto riguarda appunto lo studio effettuato dall'ufficio tecnico, dovrebbe riuscire a risolvere, cambiando appunto quello che è la circolazione interna anche e all'esterno del parco, quello che dovrebbe essere appunto una circolazione migliore, quindi diciamo un alleggerimento di quello che è il traffico. Vergogna, bloccate una statale, vergogna!